Vabbè, facciamo un giro. Ciao, siamo qua a Chiba. Stiamo facendo un giretto così, stiamo cercando di ricordare dove si trovava le vacanze, sempre se era Chiba. Il mio amico dice di sì, io non mi ricordo, mi sembrava che era Chiba, comunque beh, lui dice che il mio amico dice che era qui. E niente, stiamo facendo un po' un giretto così alla ricerca di questo Evangelion, karaoke di Evangelion. E giriamo un po' attorno alla stazione perché ci ricordiamo che noi avevamo fatto un. Eravamo passati a fianco a un lato della stazione, quindi stiamo tentando un po' le vie. Intanto vi faccio vedere come Chiba, come il paesino qua. Questa è, sono vicino all'uscita ovest della stazione. Non c'è tanta gente. Questa qui a fianco passa il treno. E qui c'è un bel parcheggio, le macchinette delle bevande non mancano mai, qui c'è un bel parcheggio di biciclette, sempre pieno, quella è un'agenzia immobiliare credo, sì, un'agenzia immobiliare, e niente, continuiamo la nostra ricerca, guarda che belle strutture di sopra. Ah, ecco, questa è una cosa nuova che vi faccio vedere. Un bel parcheggio multiplo, su multipiano. Uno piano terra, uno, due, tre piani. È questo che vedete. Molto bello anche qua, perché qua sono in tanti e c'è poco spazio, quindi servono strutture così. Comunque non è di qua, eh. Non è da questa parte, io questo pezzo non me lo ricordo assolutamente. Alla ricerca del karaoke di Evangelion, che secondo me non lo troveremo, comunque non è un problema. Vi faccio vedere qualche negozio qua di Chiba. Questo vende kimoni, vende anche kimoni. Dovremmo anche mangiare. Dovremmo anche fare la pappa. Qui ci sono delle belle casettine piccoline. Tu vai avanti intanto. Ti faccio vedere. Mi sono spostato di corsa perché mi è passato uno in bicicletta. Continuo a fare il mio tour, il mio giro. Qui a Chiba. Questo è un bel negozio. Tango argentino, quasi balla. Tranquillo, questa è una parte di Chiba tranquilla, non c'è casino. Si sta bene. Anche la temperatura fuori ci saranno 10 gradi, quindi no, anche di più, 15 gradi. Ma non è di qua, Fabri! Lo so, non è di qua comunque, qua siamo fuori. Ti allontani dalla stazione, dove stai andando? Ma non è a Chiba secondo me, è vicino a Chiba. Fidati, non è qua. Ma non importa, andiamo verso il centro e facciamo un giro lì, eh. Ce ne sono di cose da vedere. Questa è un'area con tante casette piccole. Quella all'area di essere una scuola, secondo me. E questa cosa sarà? JR ha a che fare con le ferrovie giapponesi. JR. Possiamo tornare indietro, Fabri? Qua ci vivono, ovviamente, un paesino. Sì, fammi vedere ancora lì e poi torno indietro, poi torniamo indietro. Allora, vediamo qua cosa c'è.
o ci saranno le ferrovie. Tanto posso scriverlo su Google. Ma a te interessava vedere il karaoke? A me interessava vedere quella strada perché era una delle strade principali. Qua siamo fuori. Sì. Tornando indietro. È un punto sbagliato. Vi ho fatto vedere questo punto di Chiba prendendo l'uscita. Anche qua guardate, è pieno. Questa mappata di questo è il percorso per i ciechi. Anche Tokyo. Ed è pieno anche qua a Chiba. In stazione non c'è il wifi. Tu il wifi in Giappone non ce l'hai se non c'è l'antenna. Non ti attaccherai mai a niente. Ma alle stazioni delle metro funziona, ad esempio. A me non funziona. A me funziona. Non si aggiorna. Perché tu non hai la concessione per entrare. A me funziona. Hai la concessione per entrare se ne soltanto nelle stazioni delle metro a Tokyo? Funziona, è benissimo. Sembra. C'è il segnale ma non c'è la connessione. No, io navigavo. Io non entro in Facebook. Io navigavo. Proviamo a entrare in stazione e vedere se c'è il wifi libero. Proviamo, facciamo questo tentativo. Tra l'altro dovrei andare anche un attimo al bagno. Sì, e anche mangiare perché ho fame. Paesino di Chiba. Successiva, prima meglio. Sì. Va bene, faccio che salutarvi. Una Toyota parcheggiata. E ci vediamo con nuovi video qui da Tokyo, da Chiba, perché non sono a Tokyo ma sono a Chiba. Ciao ciao!